Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi per fare l'ultimo video del quadro europeo di quest'anno. Dopo questo video non ce ne saranno più perché ovviamente ormai il percorso europeo è bello che è finito e quindi chiudiamo in bellezza con questo video. Oggi andremo a dare un voto ad ogni squadra italiana in Europa. Quindi le sette squadre che hanno partecipato appunto l'anno scorso. Ormai è passato questo campionato. L'anno scorso a queste competizioni europee, cioè Conference League, Europa League e Champions League, gli andremo a dare un voto. Io inizierei per la competizione con il livello più basso. Cominciamo dalla Conference League. E di italiane in Conference League ce ne sono state due. Una, la Fiorentina, che partiva dall'inizio, e due, con la Lazio, perché dall'Europa League è scesa in Conference League. Incominciamo prima dalla Fiorentina, che appunto è la squadra che dai gironi ha fatto il percorso più lungo in Conference League. Allora, come sappiamo, la Fiorentina è arrivata in finale, ne abbiamo parlato in qualche video precedente della Fiorentina in Europa. Lei ha finito il girone da seconda. Poi agli ottavi è stato un tabù vincente per lei, o meglio ai sedicesimi perché è arrivata seconda appunto, e le ha vinte praticamente tutte, perdendo solo la semifinale in casa, e quindi è stato veramente un grandissimo percorso. È vero che la Conference League, è vero che comunque quest'anno la Conference League è stata di un livello un po' più basso dell'anno precedente, perché l'anno scorso a sfidarsi in finale c'erano Roma e Feyenoord, oggi il Feyenoord campione d'Olanda, e ad oggi c'era appunto Fiorentina e West Ham. Fiorentina ottava in campionato, West Ham che sta nella parte destra della classifica inglese. Quindi il campionato, la competizione era sicuramente più bassa. Io però, al voto della Fiorentina, che è arrivata in finale, l'ha persa, però ci è arrivata comunque, non posso che dargli 9. 9 perché appunto lei ha fatto un percorso straordinario. Si meritava un pochino di più in finale perché West Ham non ha giocato benissimo, ha fatto una partita più che altro di ripartenza e quindi secondo me la Fiorentina meritava di vincere. Non l'ha fatto, nel calcio conta vincere o perdere, quindi non si può dire del gioco. E la Fiorentina appunto non si porta a casa la sua prima Conference League, la seconda edizione appunto di questo trofeo neonato. Andiamo avanti, ci mettiamo la Lazio, perché ora qua stiamo parlando di Europa League barra Conference League, perché la Lazio sta in Europa League, solo essendo arrivata terza in un girone che tutte le squadre stanno per finire pari. La Lazio è retrocessa appunto nella competizione minore. Allora, è uscita al primo turno, è uscita ai sedicesimi, quindi male, con la AZ Alkmaar, quindi comunque una squadra perfettamente battibile. Ha perso all'Olimpico 2-1, in Olanda ha riperso 2-1, e quindi secondo me la Lazio ha sottovalutato totalmente la competizione, vuoi anche per la società, perché lo stesso Tare aveva detto che questa competizione era praticamente scrausa, e quindi secondo me la Lazio ha sottovalutato il tutto. Un errore perché vincere la Conference League, visto che eri praticamente il favorito, ti permetteva di riandare a livello della Roma, a livello di vittorie, no? Ok? Di appunto far vedere ai giallorossi che anche loro la sapevano vincere questa coppa. Non l'hanno fatto in campionato, andatevi a vedere il video che ho fatto appunto di tutte le squadre. Ho dato un voto alla Lazio, mi pare che gli ho dato 8, una cosa del genere. Al campionato però europeo non posso che dargli un 4, perché non l'ha praticamente giocata, l'ha sottovalutata, ha fatto giocare solo le riserve, quindi è come se non avesse disputato niente. Alla Lazio voto 4. Andiamo a rifinire quindi il quadro dell'Europa League. Avendo trattato la Lazio, che sta un po' in mezzo alle due competizioni, ora parliamo della Roma. La
La Roma, che come sappiamo, ha perso la sua seconda finale consecutiva europea contro il Siviglia, ovviamente una gara un po' sporca dovuta dall'arbitraggio di Taylor. E la Roma ha fatto un percorso straordinario, è arrivata però seconda nei gironi, che appunto gli ha fatto giocare due partite in più delle altre perché ha giocato appunto gli spareggi col Salisburgo, che appunto è retrocesso dalla Champions League. Quindi Roma ha giocato sì più partite. Diciamo che un po' come la Fiorentina, dopo i gironi la Roma ha fatto benissimo, non l'ha persa neanche una in casa. E col Salisburgo all'andata sì, meritavamo noi, però hanno fatto gol all'ultimo. Poi all'Olimpico l'abbiamo disintegrati in tutti i sensi proprio. Abbiamo affrontato la Real Sociedad, non c'è mai stata partita. Poi vabbè, vai in Spagna, metti il pullman davanti la porta, come giusto che sia. E da lì appunto la Roma non ha dominato la competizione, a mio parere. Ha battuto il Feyenoord con un clamoroso gol di Dybala all'ultimo. Ha comunque battuto il Leverkusen di poco, ma l'ha battuto. Poi arrivi in finale che è un'incognita. L'arbitraggio è stato quel che è stato, la Roma appunto ha perso, però secondo me, come la Fiorentina, forse no, gli do lo stesso voto, gli do anche alla Roma un 9. Ovviamente il 9 della Fiorentina ha un 9, ha un peso diverso dal 9 della Roma, le competizioni sono diverse tra loro, la Conference è molto più facile dell'Europa League, quindi quello della Roma è un 9 un po' più importante, un 9 più diciamo, però per non dare questi mezzi voti diamo 9 anche alla Roma, anche se pesa di più di quello della Fiorentina, ok? Quindi abbiamo chiuso il quadro dell'Europa League, possiamo passare alla competizione delle grandi orecchie, la Champions League, e le partecipanti sono state 4, come sappiamo. Partiamo da quella che ha fatto meno bene. Anche qua comunque la Juventus che oscilla tra Champions League e Europa League, quindi non abbiamo chiuso del tutto il cerchio dell'Europa League. Allora andiamo a prenderci la Juve. Ecco, la Juventus è arrivata terza in un girone di Benfica, PSG, Juventus e Maccabi Haifa. La Juve è arrivata agli stessi punti del Maccabi Haifa. Solo per farvi capire la loro Champions League. Poi vabbè, Benfica, PSG sono arrivate prime a pari punti, 14, però il Benfica no, per scontri diretti è andato sopra il PSG. La Champions della Juve è stata inesistente, quindi possiamo andarci a prendere la nostra Europa League di nuovo, perché poi ha disputato l'Europa League. È uscita alle semifinali, quindi anche lei è andata un passo così, appunto dal grande sogno, dal Big Dream. Ha pareggiato all'andata 1-1 con gol di Gatti all'ultimo, 97esimo, e poi ha perso appunto in Siviglia 2-1, e quindi appunto è andato molto molto vicino ai supplementari, poi è andata molto molto vicino ad andare in finale. Ora, se dovessimo valutare la Champions League, il voto è 5. Se dovessimo valutare l'Europa League, il voto è 8. Quindi tra 8 e 5 la media è più o meno 6 e mezzo. Ora, 6 e mezzo no, perché l'Europa League l'ha fatta bene. Quindi io alla Juventus gli do un 7 e mezzo, gli do un voto in più della media. Perché in Europa League ha fatto bene, ha resistito, ha giocato tante partite anche lei. E quindi un 7,5 ci sta. Poi non sei arrivato in finale per un episodio. Se Suso da 30 metri te la mette sotto l'incrocio, nessuno ci può fare niente. Quindi, se magari Suso ce l'avevi te, passavi te e la finale era un'altra. Quindi è stato un dettaglio che ha fatto la differenza. La Juve comunque ha fatto una buona Europa League, non ha fatto una buona Champions, ma in tutto, secondo me, un 7,5 ci può stare. Andiamo avanti. Ora, abbiamo chiuso definitivamente quindi il quadro Europa League e passiamo al quadro Champions League.
con la terza squadra che ha fatto meno bene, perché anche lei non ha fatto male, il Napoli. Il Napoli è arrivato ai quarti di finale dopo aver battuto il nostro caro Eintracht Francoforte agli ottavi di finale, dominando all'andata 2-0 con gol di Kvara e Osimhen, e dominando anche al ritorno, perché 3-0, doppietta di Osimhen, gol di Zielinski. Ora, ai quarti becchi il Milan, squadra abbordabile, eri favorita, te la sei un po' buttata secondo me. La Champions ai gironi l'hai dominata perché arrivi sopra il Liverpool, sopra l'Ajax e vabbè, sopra Rangers che ha fatto 0 punti. Secondo i pronostici tu devi oscillare dal secondo al terzo posto ai gironi. Non è così, quindi ai gironi è da 9. E poi però col Milan esci e secondo me hai perso una grande chance perché il campionato ormai pure là l'avevi già vinto, stavi a 15 punti dalla vetta. Magari facevi un turnover in campionato per preservarti i giocatori contro il Milan. Loro perdono 1-0 a San Siro, che ci può stare, ma poi al Maradona devi dare tutto. Non l'hai dato. Vabbè, Leao fa un gol, cioè no, non l'ha fatto Leao. Giroud fa un gol straordinario perché grazie a Leao. Un rigore sbagliato per parte. Il Napoli esce. Quindi io, considerando il tutto, alla Champions League del Napoli, considerando anche i gironi, gli posso dare un 6 e mezzo. Mettiamola così, perché la Champions è comunque la Champions, le squadre le hai affrontate, hai fatto bene, ma col Milan devi dare quel qualcosa in più. Se sarebbero andati in semifinale, era tutta un'altra storia. Si parlava di un altro voto, si parlava di un 8 magari. Non è così, quindi possiamo andare avanti. Passiamo al Milan. Sappiamo tutti il Milan come è uscito. Ha avuto un girone abbastanza arduo con Chelsea, appunto Milan, Salisburgo e Dinamo di Zagabria. È arrivata seconda, ci può stare, ha fatto un buon girone. Esce alle semifinali col Milan. Eccoci qui. Vabbè, che dire, li hanno presi a pallonate i giocatori dell'Inter, i giocatori del Milan. Non c'è stata mai partita. E tifavo per l'Inter, a dire la verità, perché mi sta più simpatica l'Inter del Milan. Hanno dominato. E quindi alla Champions League del Milan, considerando che comunque è arrivata in semifinale, non gli posso che dare appunto un 8. Un 8 perché comunque il suo l'ha fatto, ha buttato fuori il Napoli, ha buttato fuori il Tottenham e comunque il girone se l'è cavata bene. Ok che i sorteggi sono stati agevoli, però in semifinale ci devi arrivare. La Champions League è sempre al suo stile. È sempre la coppa dalle grandi orecchie e quindi in semifinali ci devi arrivare. 8. Ora, momento più atteso, l'Inter. L'Inter che sappiamo tutti come è andata a finire. Ai gironi è arrivata, vediamo, seconda, però tu hai un girone praticamente di ferro perché hai il Bayern Monaco, Inter, Barcellona, miglior difesa d'Europa e vabbè, Victoria Poulsen. Tu vai, vabbè, vinci con il Victoria, vinci con il Barcellona se non erro, e poi pareggi al Camp Nou. Vabbè, col Bayern non hai molte possibilità perché il Bayern è nella top 5 squadre d'Europa, però tu te la vai a giocare al Camp Nou e tu sbarchi il Camp Nou. Poi vabbè, fai una Champions League molto buona, perché agli ottavi comunque da seconda becchi il Porto, quindi ti va di lusso, vinci 1-0 a San Siro e poi metti il pullman al ritorno, come giusto che sia. Poi ai quarti di finale becchi il Benfica, all'andata vinci 2-0 e al ritorno finisce 3-3. Mazza, non pensavo fosse finita 3-3. Vabbè, comunque sia, dopo i quarti di finale vai in semifinale,
E poi c'è l'Euroderby, quindi l'Euroderby lo stradomini, quindi già per quello almeno un 9 te lo prendi perché sei andato in finale. Ma in finale il City sono una squadra d'alieni, hanno battuto Real Madrid con 4 gol di differenza tra andata e ritorno, incredibile, la perdi ma te la giochi benissimo. Te la giochi benissimo ed esci a testa alta, anche se l'unica cosa che doveva essere alta era la coppa, ma esci comunque a testa alta. I milanisti che dicono che magari sfottono, così sicuramente ci poteva stare perché anche i laziali sfottono che noi abbiamo perso l'Europa League, però loro sono stati presi a pallonate all'Euroderby, quindi tanto da sfottere non c'è perché loro sono stati letteralmente umiliati con la U maiuscola. Hanno fatto veramente una figuraccia, almeno io che la vedo da un'altra squadra, hanno fatto una figura orrenda, ma credo che anche tutti gli altri tifosi la pensino così. 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno, non c'è partita, non hai praticamente mai giocato. Ok? Quindi al voto dell'Inter do 9. Potevo dare un 9,5, però considerate che l'Inter è il 9 più pesante che ho messo 9 alla Fiorentina, 9 alla Roma e 9 all'Inter, le tre finaliste, perché comunque in finale ci devi andare. Ora, la Fiorentina è un 9 ovviamente ottimo, però è meno pesante di quello della Roma e dell'Inter perché stai disputando la Conference. Idem per quello della Roma, che è maggiore di quello della Fiorentina, ma minore di quello dell'Inter, perché l'Inter è arrivata in finale, sì, in Champions. Poi sorteggi agevoli, quello e quell'altro, comunque in finale ci devi arrivare. Quindi il 9 dell'Inter è come un 9,5, il 9 della Roma è come un 9 più, il 9 della Fiorentina è un 9, cioè una sottile differenza, non ve lo mettere i mezzi voti per non confondere, ma comunque il succo di ciò è questo. Ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, scrivete nei commenti se avreste dato un voto differente a un'altra squadra, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.